Siamo con Riccardo Cretella, oggi una prova davvero impeccabile la tua, uno dei due perni del centrocampo insieme a Raito. Che dire, una partenza davvero positiva. Sì, penso che partire così ti dà sempre una carica diversa per affrontare la prossima partita. Le prime partite di campionato non sono mai facili perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, ancora ci dobbiamo iniziare a conoscerci un po' meglio e piano piano il lavoro sta avendo i suoi frutti. Poi oggi faceva veramente, rispetto alla partita di Piombino, c'era molta differenza di temperatura, faceva veramente caldo, il campo era grande. Penso che dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo peccato per il gol preso all'ultimo minuto perché la partita, secondo me, dopo il 3-1 era già chiusa. Magari dobbiamo migliorare un po' lì, un po' sulla concentrazione, un po' sull'atteggiamento, ma penso che tutto sommato sia stata una grande partita la nostra. Rispetto alla partita di domenica scorsa, avete cambiato modulo, siete andati a due e mezza al campo, come ti sei trovato? No, va bene, ma l'abbiamo già provato in settimana, sappiamo che possiamo giocare sia in una maniera che nell'altra, così magari siamo leggermente più offensivi, dobbiamo cercare di essere equilibrati come siamo stati oggi, ma il modulo alla fine non conta tanto, penso. Ha già messo in mostra una ottima condizione fisica, all'ultimo ha fatto un recupero di quelli eccezionali. Che impressione ha avuto anche di questo campionato di eccellenza? No, sicuramente fisicamente penso che stiamo bene, abbiamo fatto un gran lavoro con il prof, con il mister e penso che il lavoro paga e questi sono i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Sicuramente l'impressione che mi ha fatto è che ogni squadra che gioca contro noi viene a farci la guerra, dà sempre quel qualcosa in più e sicuramente non sarà facile. Già da mercoledì in coppa e da domenica la prima in casa con il Vorno saranno altre 30 partite tutte difficili in questa maniera, ma noi se lo affrontiamo con l'atteggiamento giusto penso che non dobbiamo avere paura di nessuno. Perfetto, grazie. Grazie a te.